Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi andrò a pulire questo motore perché ogni volta che apro un motore e vedo questo scempio non mi piace per niente. E quindi oggi lo andrò a pulire per bene perché è arrivato il momento, dopo più di un anno, di andare a pulirlo. Oggi però farò una cosa diversa rispetto alle altre volte che ho fatto già un paio di video, quindi vi invito ad andarveli a guardare sulla pulizia del vano motore. Vi faccio vedere che cosa gli strumenti che andrò a utilizzare, come l'altra volta l'HP12 per dare giusto una passata alle parti. Dopodiché la nostra vaporella con dentro acqua demineralizzata, un pennello per andare poi a pulire tutte le varie parti, un po' di carta assorbente per andare a togliere via l'acqua e lo sporco più grosso, perché sennò ci vorrebbero 1000 stracci microfibra, il compressore naturalmente per andare poi a soffiare via tutta l'acqua e tutto quanto, e poi per ultimo voglio andare a proteggere le plastiche e tutto quanto con il prodotto, questo qui che avevo, il Vapor Protection Titanium della Veneto Auto Extreme, che ho qui ancora il kit, e quindi volevo andare a utilizzare questo per andare a fare un lavoro, diciamo, che duri di più nel tempo. Comunque adesso salterò, farò vedere le varie fasi in maniera veloce di pulizia, visto che ci sono già due video dedicati, e poi passeremo direttamente all'ultima fase, che è quella dell'applicazione del Vapor Protection Titanium. Per prima cosa, come sempre, utilizziamo lo sgrassatore, teniamo la distanza senza spruzzare direttamente sulle parti, ma cerchiamo di tenerlo abbastanza a distanza dalle parti, in questo modo, così non abbiate paura che non succede nulla se lo utilizzate a distanza, un po' dappertutto. C'è veramente uno schifo dentro, anche queste parti qua. Perfetto. Come vedete, abbiamo dato una bella impregnata a tutto, lo lasciamo agire qualche minuto e dopodiché andiamo con il pennello e il vapore a pulire tutte le parti. Ok, allora prendiamo il nostro vapore, il nostro pennello. Per ogni parte che fate, vedete, vi consiglio questi perché sennò bisognerebbe usare 1000 stracci di microfibra. Andate a togliere via tutto lo sporco e dare una bella pulita. Guardate lo schifo che ha lasciato. Adesso per ogni gruppo e facciamo questa cosa. Naturalmente, prima di fare questa operazione ho soffiato tutto col compressore per far uscire tutto lo sporco, la polvere e quant'altro. Adesso date una bella pulita a tutto. Una volta che abbiamo terminato con il vapore e tutto, tenetevi un po' a distanza, almeno così col vapore, non insistete sulle parti e tutto, perché anche se è acqua demineralizzata, ma potreste danneggiare qualcosa, quindi tenetevi sempre comunque a distanza. Ok, allora, una volta che vi hanno dato una sgrassata, non è che ci dobbiamo mangiare, è giusto per avere un minimo di decenza, asciughiamo le parti dove abbiamo utilizzato, naturalmente anche se acqua mineralizzata, cerchiamo di asciugare tutto con un compressore in modo tale che togliamo via tutte le schifezze, e soprattutto una volta finito col compressore ripassiamo, diamo un'altra passata di straccio giusto per andare a ripulire il tutto. Allora, già così per me è già un ottimo risultato. Ripeto, non è che ci dobbiamo mangiare dentro, però già così abbiamo dato una sgrossata,
ripeto, io sono sempre del parere che una volta all'anno è meglio dargliela una pulita, perché almeno da un anno all'altro ci possiamo rendere conto se magari ci sono delle perdite di olio o di altro e si può intervenire. Questo è il mio punto di vista. Poi, se a voi piace il vano motore Lercio, fate quello che volete, ognuno è libero sul proprio motore di fare quello che vuole. Io, come sempre, una volta all'anno cerco sempre di dare una sgrassata e una pulita, comunque dai tubi e quant'altro, per almeno togliere il grosso. E anche perché comunque, anche quando si va a controllare l'olio o altro, non dobbiamo aver paura di appoggiarci, che magari se no ci lerciamo tutti così, magari lo facciamo anche tante volte di fretta e tutto, avere un vano motore pulito, tutta un'altra cosa. Niente, adesso cosa facciamo? Adesso aspettiamo un attimino, dopodiché andrò a passargli il Vibe Protection Titanium, che è un protettore per le plastiche. E siccome è il migliore che ho provato per quanto riguarda le plastiche, volevo provarlo anche nel vano motore per vedere se poi l'effetto dura di più. Ok, allora, prendiamo qui il nostro applicatore col prodotto, mettiamo qualche goccia dentro, in questo modo, perfetto, e andiamolo a passare su tutte le plastiche. Faccio magari vedere un pezzettino, poi non sto a fare un video a farvi vedere tutte le plastiche che faccio, però questo qui, ripeto, è il migliore che ho provato, non ce n'è altri prodotti uguali che danno questo effetto e che dura nel tempo. Perché io mi ricordo sulla Volvo, l'avevo passato un anno prima e l'anno dopo le plastiche erano ancora belle come quando io ho passato il prodotto. E qui passiamo dappertutto, tutte le parti diciamo più a vista, mettiamola così, in modo tale che tipo qua potete usare anche solo la spugna magari su queste parti piccoline. Più che altro, appunto, ripeto, è una cosa in più, però se quando apriamo il vano motore ci troviamo il vano motore comunque lucido, a me piace, poi sono cose personali. Una volta che gliel'avete passato, prendete uno straccio microfibra, io ho questo, che è sempre della Venitoc Extreme, dell'altro kit, e andate a uniformare il lavoro. Mamma, che spettacolo ragazzi, veramente uno spettacolo. Direi trovare un buon motore così, faccio vedere bene, guardate che spettacolo. Certo, adesso da rifinire meglio, ma è uno spettacolo. E niente, quindi proseguiamo così per queste parti, magari il filtro, queste parti qua, questo vano, in modo tale che magari questo tubo, tutte le parti diciamo a vista, e anche la vaschetta, così almeno si proteggerà un po' di più rispetto magari al lavoro fatto fino adesso. Magari si proteggerà un po' di più e rimarrà più bianca. Niente, adesso proseguo e poi vi faccio vedere il risultato finale. Ok ragazzi, dopo aver finito, questo è il risultato finale. Uno spettacolo, nel vero senso della parola. Si è ravvivata completamente tutta la plastica e, come vi dicevo, tra tutti i prodotti provati, questo è l'unico vero prodotto che rimane almeno su almeno un anno. Poi secondo me dura anche di più, però un annetto rimane. Certo, naturalmente ci sarà la polvere, ci sarà quant'altro, ma la plastica continuerà a mantenersi sempre bella. Guardate come è venuto tutto bello lucido. E poi è venuto veramente lucidissimo.
panno poi va a uniformare il tutto. E ripeto, non unge, non lascia unto né niente. Una volta asciutto e una volta uniformato il tutto con il panno, rimane tutto bello come lo vedete ora. Ripeto, volevo provarlo, visto che mi era avanzato un po' di prodotto, avevo pensato, ho detto la prossima volta lo utilizzo per il vano motore, perché ho visto che ancora nessuno ci aveva provato nei motori. E niente, devo dire che il risultato è stupefacente. Guardate, cioè penso che anche quelli che sono contrari, diciamo, al lavaggio del vano motore, penso che comunque tutti, aprendo un vano motore, vorrebbero almeno avere una situazione del genere. Certo, ripeto, si può fare meglio, si può andare a pulire lì sotto, si può andare a pulire tutte le varie parti, ma a me non interessa. A me interessa che quando apro il vano motore le cose essenziali siano pulite, appunto, che posso vedere bene i tubi che magari erano sporchi o altro, magari se c'era magari sporco di olio o quant'altro qui, che non perda o altro. A me interessa per quello. E poi, ripeto, aprire un vano motore e trovarselo pulito è tutta un'altra cosa rispetto a trovarsi un vano motore lercio e sporco come se non l'avessero mai lavato nella vita. Allora, per chi volesse, questa è una pubblicità che faccio gratuitamente alla Veneto Auto Extreme, il Vibe Protection Titanium, per avere questo effetto. Voglio sponsorizzarli, perché questo non è un video che è stato programmato o altro tra me e la Veneto Auto Extreme. Li voglio omaggiare solamente perché comunque sono un'azienda italiana che fa dei prodotti veramente eccezionali, e quindi voglio sponsorizzarli gratuitamente, perché Gian, che è il titolare, se lo merita tantissimo, perché è una bravissima persona. Ci sono tantissimi altri prodotti che sono validissimi, e quindi niente, questo qui ad esempio è un prodotto che è già stato testato da me e vi posso garantire che è fenomenale. La boccetta costa circa 18 euro. Ci fate due macchine se avete la necessità di fare tutte le plastiche della macchina, riuscite a farci tranquillamente un paio di macchine. Per il vano motore ne è servito veramente poco, quindi ve lo consiglio per chi vuole ottenere un risultato così sulla propria macchina. Va bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, alla prossima!